No, è inutile che tira, tanto non è che scappo. E non è che scappi, intanto hai allungato il passo. Si vede che c'è il passo più lungo della gamba. Comunque, vediamo sto biglietto, se ce l'ha, eh? Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Se l'ha perso le farò la contravvenzione, va bene? Le farò. Cosa facciamo? Diciamo... Detto, le farò nel futuro, farò. Se lo ritroverò, si rimangerà anteriore. Senta, smettiamo di far polemica, mi faccia vedere sto biglietto. Se ce l'ha e la chiudiamo lì, eh? Ce l'ho, se non ce l'ho, l'ho perso. E se l'ha perso, andiamo avanti. Vabbè, per tutta la vita, capito. Vuole una sigaretta? No, grazie. Guarda che non è mica per corromperla. Sì, ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto? Senta, basta per favore, mi faccia vedere sto biglietto. Se ce l'ha e la chiudiamo lì, va bene? Vabbè, se non ce l'ho perso, ma perché l'ho fatto, c'erano anche i testimoni che hanno visto, no, che io... I testimoni non c'entrano niente, qui c'entra il biglietto e testimone di quello che succede, non i testimoni. Voglio dire, ero lì sul salvagente... Sì, per aspettare il piroscafo. No, per dire... Pensilina. Ero lì sulla pensilina che aspettavamo il tram, è arrivato il tram, tutti si sono... io chiaramente ero l'ultimo e ho cercato di non perdere il tram, quindi mi sono messo a correre e inevitabilmente correndo ho sventolato il biglietto e c'era una bandiera i drappeggiatori e c'era uno al finestrino che ha detto guarda lì c'è un biglietto e la gente ha sentito. È già perché è un miracolo che uno abbia un biglietto sul tram, eh? No, è che quando sono entrato la gente già sapeva che c'aveva il biglietto. Infatti mi sono buttato sull'obliteratrice. Comunque, e allora? No, c'era la gente che guardava perché si era creata anche una certa tensione. Io cercavo, volevo fare il biglietto perché certo. È un mio diritto, è anche un mio dovere. Il suo dovere e basta, comunque. Sì, nel senso che poi c'era una signora che occupava proprio il posto davanti alla timbratrice, come si chiama? L'obliteratrice. E l'ho presa perché ho detto, signora, per favore, dovrei fare il biglietto. Comunque l'ho presa e l'ho spostata di 2-3 metri. No? Allora? E poi per fare il biglietto. Poi l'avrei ripresa e l'avrei rimessa dove l'ho trovata, anche perché a me non mi piace lasciare la roba in giro. Per cui, L'ha timbrato nostro biglietto. Ho preso il biglietto, l'ho messo dentro. Sì. E si è sentito proprio stato compo. Tanto che la gente ha fatto un applauso e ha fatto anche. Adesso uno sul tram fa il biglietto e fanno se saliva con l'abbonamento, cosa facevano? Gli sparavano i mortaretti? Tiri fuori sto biglietto, se ce l'ha. Cosa è successo qua? Cosa è successo? Niente, probabilmente non ha il biglietto. Ah, porca troia, ai. Senta, per favore, già faccio fatica qua. Faccio fatica anch'io. Ma cos'è, in pigiama lei? Va in giro in pigiama? No, è l'ultimo, è prêt-à-porter. Vabbè, ciao, allora, sto biglietto, salta fuori o no? Ho cercato. Ma che non abbiamo tempo da perdere. Senta, non ho tempo, di già faccio fatica con questo qua. Vada a vedere gli scavi, su. Vede? Adesso... vedi cosa? Questo qui è il bollo della macchina. E allora? Per dire, non è che sono un defraudatore della società, c'è da pagare il biglietto, lo pago. Ma cosa c'entra? Noi sono i delinquenti totali, paga il bollo. Paga il bollo per dire che insomma, se c'è da pagare una cosa, la pago. Vedi, qua c'è per esempio la bolletta della luce. C'è da pagare la luce, la pago. Vabbè, bravo. Non è che mi dico, oh, no. No, che cosa? Quindi parliamo del biglietto. Le cose le pago. Vabbè, bravo. È un mio diritto, allora... anche un mio dovere. E poi c'è anche il canone della televisione, che sì. C'è da pagare il canone. Lo pago. E non c'ho la televisione, tanto per farle capire quanto sono onesto, va. Tanto per farle capire. Che poi secondo me è ingiusto pagare il canone della televisione. Ma cosa c'entra? Stiamo pensando un'altra cosa. Paga di qui, paga di là, la pensione la portate via tutta, Se cosa c'entro io? Io sto solo controllando il biglietto, sono mica uno. Non c'entra mai nessuno, intanto ce lo mettete in quel posto. Sì, per favore, per favore. Se poi posso permettermi di dire una cosa? Che cosa? No, perché letto. Però voglio dire, visto che ci hanno messo anche il canone nella luce, ho pagato la luce, ho pagato anche il canone, ma mi hanno fregato due volte. Ma senta, la sveglia, allora, ho già capito, non ce l'ha il biglietto? Va bene, le faccio la contravvenzione. Faccio capito, contravvenzione, perché mi tira uno, tira l'altro, adesso è arrivato anche quello lì, e faccio la contravvenzione. Ci do una mano, le forze del... Ma lasci perdere. Può essere che sia questo. 20 minuti per farlo saltare fuori? E tanto lei che doveva fare? Doveva andare a una festa.
Comunque questo biglietto è pluritimbrato. L'ultima è stato timbrato più volte. Mi dispiace. Si vede che l'ho pagato di più. No, guarda, i biglietti costano tutti la stessa cifra, mi dispiace. Devo fare la un compagno. Suo collega me l'ha venduto come un abbonamento. No, guarda, i colleghi non vendono, non fanno queste cose. E comunque se lei è ignorante non è colpa di nessuno. Eccolo. Ignorante glielo dice a sua sorella. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo. Allora lei è un imbecille nel senso che imbelle. Senta, basta, eh! Se l'è un po' allora, cercata! Ma smetta che lei si sposti, su! Dica stupida! Ma non le ho fatto niente! Allora, venga qui, avanti, mi dia le sue generalità. In generale sto così così. Senta, non faccia lo spiritoso, nome e cognome, eh? Come si chiama? Ha scritto? Ha scritto, se non mi ha detto niente. Ho visto che faceva così, dico, no, già so come mi chiamo, ma voglio dire. No, no, ho scritto la data e basta. Aspettiamo allora che scriva la data. No, l'ho già scritta. È già scritto. Come si chiama? Nome? Voglio dire, provate a fare così se c'è inchiostro. No, pronto? Sono pronto. Magari dopo lo dico, lei dice, no. Aiei. Cosa? Aiei. Come? Aieie! Aieie? Cioè lei si chiama Aieie? Aieie. Non ho mai sentito, Aieie, fammi a prendere le sigarette, mai! Neanch'io, perché mio padre non fuma. Senta, come si scrive Aieie? A-I-A-I-E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 -I
si moltiplica, un nome che si moltiplica. Vabbè, sentiamo il cognome. Come? Drago. Brazor. Cioè la mamma marocchina e il papà serbo croato, eh? E si sono conosciuti in un centro di accoglienza. Ma non dica stupidate. Vi faccio vedere un documento, va, vediamo veramente. Dai, se si chiama, se no l'accompagno in questura, capito? Sì, adesso sono stufo. In questura, no. Sta prendendo in giro, altro che. Sì. Adesso io si sposti lei qui col, mi irrita vedere. Ma guardi che la roba qui mi fa venire un ictus. Lei è troppo nervoso, lei, eh? Allora? Vediamo, Ieie Brazor. Sì, ma qua non c'è dentro niente. Come non c'è dentro? Solo il portadocumento. Faccia vedere le mani. Ma che faccia vedere le mani? Allora l'hai preso tu? Che? Ma che dove l'hai messo? Si abbassi i pantaloni. Ma che non abbassarti i pantaloni? Ma scusi, ma non c'è dentro niente qua. Dov'è? Che miseria, mi hanno rubato il documento. Ma non dica stupidato. Ma lo vedete, adesso devo fare la fila lì. Ma non dica stupidato, come fanno a rubarle il documento e lasciarle il portadocumento? Sono diventati bravissimi. Senta, venga qua, venga con me in questura perché... Stai attento te! Ti ricordo che facevo mettere di giovane la malvagione. Allora ci sono in giro le persone che spacciano, ammazzano. Ma cosa c'entra? Io sono mica un poliziotto io! Appunto, fai il tuo mestiere che ti vado a fare. E questo è il mio mestiere! Vergogna! Cosa hai detto? Metti qualche verbo, non si capisce niente. Io sono passato lì su salvagia, come si chiama, sì. Benzilina, per sbaglio, è passato, ma hanno tirato su, io neanche ci volevo salire sul tram. Ma stupidate. Ma no, mi hanno preso, ma hanno tirato su, ma sì. Fatto uno scherzo. Di solito ti buttano giù. Poi mi volevano anche buttare giù perché c'erano delle persone. Ma vergogna, ti va. Lo dicevi subito, non ho il biglietto. E io dicevo, ma sì, vabbè, vai. Non ce l'ho il biglietto. Adesso, troppo facile, caro. Adesso ti porto in questura, va bene? Ma, vabbè, non ce l'ho il biglietto, facciamo finta che gliel'ho detto da prima. Vai via, va. Fai pena, mi fai. Aieie Brazorf. Senta, devo andare di là, però. No, invece vai di là. Faccio il giro del palazzo, sì. E se poi ci rincontriamo. Fa niente. Non lo scrivo. Pirlo!